scuola si dovrebbe avanzati di sapienza, l'iniziativa che è in atto all'Università di Sapienza da 5 anni, abbiamo gli altri laureati, qualcuno di loro, diciamo 3 o 4 laureati, quindi che hanno finito il percorso di 5 anni di scuola. Cos'è la scuola? È un percorso aggiuntivo a quello che gli studenti che iscrivono alla Sapienza fanno normalmente entrando nei loro corsi di studio, quindi biologia, matematica, lingua, lettere e quant'altro. E oltre al percorso di studi normali viene in aggiunta a questo un corso di studi paralleli in cui i ragazzi seguono diversi tipi di attività, ma il fondamento di questi tipi di attività, per la natura stessa della scuola, è quello di portare gli studenti verso un percorso di tipo multidisciplinare. Varie attività didattiche che consistono sia in corsi tematici, disciplinari delle varie classi, sono nella scuola ci sono 4 classi accademiche che coprono tutte quante le discipline presenti dentro Sapienza. Oltre a seguire dei corsi disciplinari, seguono anche dei corsi interdisciplinari, e proprio il corso interdisciplinare è forse il momento, diciamo, che riassume al meglio proprio le prerogative di un corso multidisciplinare quale può essere la scuola. E proprio nell'ambito di questo corso interdisciplinare, tutti gli studenti delle 4 classi accademiche insieme frequentano questo corso, non solo lo frequentano, ma anche preparano gli esami, che è poi il momento di vera unione, di vero scambio, in cui gli allievi riescono a lavorare insieme e possono scambiare le loro esperienze, ma anche gli schemi concettuali, metodologici, che ogni tipo di formazione purtroppo ancora nella nostra università tende a essere abbastanza settoriale. Quindi il nostro sforzo, della scuola, e di cercare di fare in modo che questo aspetto di apertura verso culture, metodi e concetti diversi sia esasperato al massimo. Mi pare che dall'esperienza delle persone questo risulti abbastanza, e anche fra le motivazioni di quelli che entrano, perché speriamo di soddisfare quelle che sono le esigenze. Non voglio prendere troppo tempo, perché abbiamo 3 bellissime presentazioni. Allora, qual è lo spunto di questa serata? È che proprio nel corso interdisciplinare, e il tema dell'anno scorso era la memoria e il tempo, i ragazzi hanno lavorato in gruppo e presentato dei loro elaborati molto interessanti, e le commissioni sono state talmente colpite da quelle presentazioni che hanno pensato che fosse giusto, utile, bello diffondere queste cose anche sul territorio. La Libreria Assaggi sappiamo che è molto sensibile al tema del rapporto tra istituzioni accademiche, l'Istituto Pasteur, Principio Rosietti, la Sapienza e il territorio, il quartiere San Lorenzo, per proprio anche usare questo momento per avere un ulteriore collegamento con la gente del quartiere. Ma adesso la maggior parte di voi sono forse della scuola, ma penso che questo sia stato l'obiettivo della serata. E quindi, tra tutte queste presentazioni che sono state fatte per il corso di Memoria e Tempo, sono state scelte 3 presentazioni particolarmente considerate particolarmente di alto livello, e è stato chiesto, dato l'organizzatore, appunto proposto questa cosa, che trovo molto interessante. Può essere solo la prima di una lunga serie di iniziative di questo genere, e quindi riproporremo forse questa stessa cosa gli anni a venire, sempre con l'idea di da una parte stimolare voi anche a vedere questo lavoro fatto poter essere divulgato in maniera più ampia, dall'altra parte anche per la scuola, per dare qualche forma di riconoscimento del lavoro svolto. Forse il comitato organizzatore vuole dire 2 parole. Io comunque vi ringrazio, per l'attenzione che la comunità Sapienza e anche il quartiere San Lorenzo danno alla presenza della scuola in questa realtà. Grazie mille alla direttrice. Grazie a tutti voi per essere venuti a dare supporto ai vostri compagni. È bellissimo vedere quanti siate ad ascoltare queste presentazioni. Noi le abbiamo scelte sul criterio del merito, quindi non siamo andati a vedere
quanto fossero ricoperti tutti i settori disciplinari che la scuola, di cui la scuola si occupa, a cui la scuola dà attenzione. Quindi abbiamo selezionato quelle che abbiamo ritenuto essere le più belle e partiamo subito partendo dal presupposto che le presentazioni che voi ascolterete non sono legate ai settori che studiano i ragazzi che le presenteranno, escono dal loro seminato, vanno al di là, proprio abbracciando lo spirito dell'interdisciplinarità, vanno al di là di quello che studiano tutti i giorni. Quindi si sono cimentati anche con cose che conoscono anche poco, ma che hanno approfondito con uno spirito di intraprendenza verso lo studio indipendente e la ricerca che sono davvero ammirevoli. Quindi partiamo subito con Carla Angelido e Beatrice Tomei che parleranno del ricordo come immagine agente. Grazie. La prossima dovrebbe andare. No, è on fashion. The next one. No, sì, si sente. Meglio il microfono. Allora rispondiamo. Innanzitutto, permettiamo che veramente le nostre riflessioni sono partite da saggi scientifici e quindi non fanno parte del nostro studio di indirizzo, quindi ci scusiamo se il linguaggio tecnico sarà carente. Sì, la nostra riflessione è partita essenzialmente dall'idea di ricordo, intesa proprio come immagine, quindi abbiamo cercato di riflettere sulla forma del ricordo, intesa proprio come immagine agente. Se possiamo cambiare le slide, in realtà la riflessione sulla memoria parte in realtà dalla letteratura rinascimentale. Possiamo anzi dire che la letteratura artistica è tempestata da riflessioni sulla memoria. Ci è sembrato abbastanza significativo citare Leonardo, che nel suo trattato della pittura fa una riflessione abbastanza approfondita sulle capacità mnemoniche umane, ovviamente in relazione alla letteratura artistica e quindi alla pittorica. Nel trattato della pittura Leonardo riflette sulla memoria intesa proprio come archivio di immagini e quindi giustamente sottolinea che in quanto archivio la nostra memoria ha una capacità, cioè una limitatezza, oltre alla quale non è possibile andare. Questo chiaramente ci porta a riflettere sulle questioni di memoria breve e memoria a lungo termine. Leonardo infatti dice che non è possibile superare una quantità di dettagli per cui non saremo in grado poi di ricordare, cosa che ad esempio fa eco a Funeste della memoria di Borges, dove il protagonista in seguito a un trauma acquisisce questa grandissima memoria a breve termine, riesce a ricordare veramente i dettagli di qualsiasi avvenimento, di qualsiasi accadimento, incapace però di una memoria a lungo termine veramente funzionante. Nello specifico, ed è la cosa che forse ci ha attratto di più e da cui è partita poi la nostra riflessione, è il concetto di componimento in culto, che è perfettamente spiegato da Leonardo, ed è la definizione di quello che potremmo definire un sistema di sistematizzazione o razionalizzazione dell'immagine. Leonardo, infatti, all'interno del suo trattato suggerisce all'artista la maniera per ricordare meglio, dice Leonardo, è necessario prima di tutto prendere contatto con l'oggetto reale, quindi prendere contatto diretto con l'oggetto, copiarlo, ma successivamente ad un secondo stadio prendere distanza da esso e reiterare la forma così tante volte che si possa edulcorarlo e eliminarlo del superfluo, del particolare, per poter arrivare a individuarne gli elementi essenziali, quegli elementi essenziali che poi vanno a costituire la forma, ossia l'immagine. Tanto che e cito
quando hai tu disegnato una cosa medesima tante volte che ti pare di avere la mente, farla senza l'esempio. Questo chiaramente presuppone una presa di distanza, ossia un allontanamento dall'oggetto. Questa in realtà, questi sono gli esempi meravigliosi di Leonardo, ci è sembrato veramente significativo l'esempio del fiore. Leonardo dipingerà e disegnerà continuamente tanti fiori diversi, fino a poi arrivare a una forma generica, universale di fiore, poi facilmente spendibile e fruibile all'interno delle sue composizioni, in maniera che quindi il particolare sia tanto un punto un punto di partenza per il pittore, ma anche poi un punto d'arrivo, cioè un modello di base, che è quello dell'immagine generica, che possa poi arricchirsi ogni volta che viene rimesso in pratica. No, questo non lo fai. Questo non è il portale. Ah, ok, allora. Questa in realtà è una un concetto che sulla definizione di immagine in questo senso si è concentrata tantissimo la famosa Bildwissenschaft, ossia quella tradizione della critica artistica contemporanea che arriva fino ai nostri giorni, di cui esponenti abbiamo cercato di portarli in maniera sintetica nella slide, che si concentra appunto su una dimensione più antropologica dell'immagine e che fa eco in realtà a quello che possiamo definire il pioniere di tutta questa di questo filone di pensiero, no? Che senza dubbio che senza dubbio è da riconoscere all'interno del pensiero di Ovidacco, che già Platon che parlava infatti di questa presa di distanza dall'oggetto che possiamo definire polarità, diceva che le immagini appunto ci permettono di conoscere la funzione polare dell'atto artistico, che oscilla tra un'immaginazione che tendenzialmente si identifica con l'oggetto e una razionalità che cerca invece di distanziarsene. Quindi sostanzialmente già Warburg aveva individuato quello che poi semplificamente abbiamo cercato di portare nei disegni di Leonardo, che il sistema mnemonico aveva necessità di una presa di distanza dall'oggetto reale per potersi fissare all'interno della memoria, e quindi era una caratteristica intorno. Allora, in linea con queste premesse ci siamo poi interessati a andare ad analizzare come avvenga il consolidamento del ricordo a livello neurobiologico. Soprattutto ci siamo attenuti a questo articolo dell'Alberini che enfatizza il ruolo dell'ICF2, questo fattore di crescita che è coinvolto nei processi di crescita e differenziamento cellulare, ma in particolare che viene prodotto dall'ippocampo dopo un processo di apprendimento, inteso proprio come un processo in cui si crea un engramma all'interno della struttura cerebrale, cioè proprio un programma motorio che viene conservato all'interno della memoria. L'IGF-2 è stato visto è coinvolto sia nel mantenimento della memoria esplicita, quindi tutto ciò che riguarda fatti, esperienze, memoria semantica, episodica, ma anche delle reazioni emotive o comunque di un apprendimento di tipo implicito. In particolare questo articolo sottolineava la relazione esistente tra questo fattore, il IGF-2 e l'Alzheimer. In particolare sono stati selezionati questi topi transgenici in cui era stata indotta la malattia di Alzheimer, che presenta come caratteristica fondamentale, insomma, delle placche beta amiloidi che creano questi annessi a massi neurofibrillari che fanno un po' da collante per i neuroni e quindi compromettono anche tra le altre cose la capacità di memoria e di conservazione del ricordo. Ed è stato visto che questi topi transgenici trattati però con ormoni di H2 c'era una percentuale dell'area ipocampale ricoperta dalle placche inferiore rispetto agli altri topi che non erano stati trattati con questo ormone, e nello specifico per quanto riguarda la proteina A-beta-42, indica proprio la proteina alterata, c'era una riduzione notevole del livello di questa proteina sia nella corteccia prefrontale che parete temporale. Quindi il GF2 è coinvolto sia nel processo di consolidamento del ricordo, ma anche nel processo di inibizione di quei fattori che in qualche modo contribuiscono a degradare il ricordo stesso.
andando più nello specifico nel meccanismo di produzione dell'immagine mentale del ricordo, vediamo che la prima fase è quella di esperienza sensoriale, cioè il momento in cui il soggetto percepisce l'oggetto stimolo e si crea questa immagine iconica. Questa immagine viene trasferita nella memoria a breve termine, ma è ancora un'immagine labile, cioè può essere soggetta a modifiche, a interferenze, e soltanto grazie a una reiterazione, a una sintesi proteica all'intervento dell'ormone IGF-2 c'è un consolidamento, cioè il ricordo privato di quelle caratteristiche, diciamo aggiuntive, viene ridotto a una forma essenziale e viene consolidato e passato la memoria a lungo termine, dove diventa un'immagine stabile. Una volta che è immagine stabile, però, può essere ulteriormente richiamata a livello di coscienza, quindi tornare in una condizione di labilità ed essere soggetta ad interferenze. In realtà pare che quando questa sembra che questa immagine, quando viene richiamata, non produce una modificazione del ricordo in sé, ma è come se si aggiungesse un altro ricordo, è come se al ricordo preesistente che viene richiamato se ne formasse un altro che si aggiunge a quello precedente. Parliamo a questo proposito di una vera e propria stratificazione dell'immagine, tanto è vero che abbiamo preso in prestito le parole di un critico contemporaneo, Hans Belting, che appunto parla di retour, immagine come retour, remanence. In qualche modo, semplificando, potremmo parlare di due dimensioni dell'immagine, una dimensione obiettiva e una dimensione che è invece l'immagine mentale. Belting parla di immagine endogena ed esogena, ossia un'immagine che in realtà fa riferimento a una dimensione, diciamo, individuale, in maniera un po' impropria, e una dimensione invece esteriore, diciamo così. Possiamo definire le due dimensioni dell'immagine che sono costrette a dialogare per far sì che si formi poi sinteticamente l'immagine in sé. A questo proposito, citando, lui parla di natura inerente all'immagine come presenza di un'assenza, che hanno bisogno di una presenza come mezzo per simboleggiare l'assenza di quello che rappresentano. E se ci è sembrato più che significativo a questo proposito rivolgere la nostra attenzione proprio su quello che è il mezzo che veicola e che permette che queste due dimensioni dell'immagine possano dialogare. A questo proposito, chiaramente, entra in gioco la dimensione del corpo. Corpo che appunto è l'unico luogo dell'immagine che fa sì che possano dialogare una dimensione collettiva, che è appunto il luogo delle immagini endogene, e una dimensione invece strettamente individuale, che è quella dell'archivio figurativo del singolo. Critica è diventata la nostra riflessione nel momento in cui però ci siamo confrontate con il momento in cui queste due dimensioni dell'immagine, questi due luoghi, diciamo così, si sovrappongono, cioè l'immagine del sogno, data dal sogno, dalla visione o dalla finzione, cioè quando si crea un sistema di autoreferenzialità per cui il produttore e il fruitore dell'immagine sono essenzialmente la stessa cosa. E entra in gioco la dimensione dell'inconscio. A tal proposito, considerando, diciamo, il sogno come un luogo di produzione, un luogo critico di produzione dell'immagine, ci siamo poi andati a interrogare su questo studio verteva principalmente sulla fase REM e su come questa fase potesse condizionare l'apprendimento. La fase REM, quindi la quinta fase del sonno, quella in cui il corpo è molto presenta dei parametri fisiologici simili alla fase di veglia, anzi addirittura l'encefalo consuma maggiore ossigeno, ed è la fase in cui vengono prodotte le immagini più vivide del sonno. In particolare, questo esperimento è stato condotto su topi geneticamente modificati, i cui neuroni, che sono quelli che si attivavano principalmente nella fase REM, sono stati corredati di una proteina sensibile alla luce, per cui il topo è stato posto prima in un ambiente controllato in cui doveva esplorare due oggetti, fosse una specifica configurazione. Durante la notte i topi che sono stati sottoposti a un'operazione proprio di spegnimento dei neuroni coinvolti nella fase REM
dimostravano il giorno successivo, quando uno dei due oggetti veniva cambiato di posizione, di non ricordare la configurazione precedente, e questo è stato misurato in relazione al tempo che il topo impiegava per esplorare gli oggetti, perché si è visto che in una nuova configurazione il topo esplora di solito l'oggetto nuovo, cioè l'oggetto che è stato spostato rispetto a quello precedente. E lo stesso è stato visto anche con lo stimolo dolorifico, nel senso che nel momento in cui il topo entrava nella gabbia gli veniva dato uno stimolo, una scossa, e venivano inviti durante il sonno questi neuroni, il giorno successivo il topo, che a cui era stato il gruppo insomma di topi a cui era stata inviata inviti questi neuroni, non ricordava di aver ricevuto lo stimolo dolorifico, cioè non aveva questo senso di allerta. Quindi questo esperimento ci ha permesso di dimostrare che si può intervenire sullo stato di non coscienza e tramite questo modificare il comportamento del soggetto in relazione allo stimolo esterno. E questo ci ha portato un po' a considerare anche, a andare un po' a cercare delle possibilità di intervento che affrontano e interessano campi anche molto lontani, nel senso che ci siamo imbattuti in questo metodo di trattamento psicoterapeutico che è corredato da buone evidenze scientifiche, per cui sembra quasi che la rievocazione del ricordo, in particolare un ricordo traumatico, venga elicitata tramite la stimolazione bilaterale alternata, che è quella che riproduce quasi i movimenti del sonno REM che fanno gli occhi durante il sonno REM, e in questo modo c'è una rievocazione del ricordo che poi a quel punto viene modificato o comunque insomma rielaborato. Studenti prima, Patrizia. Complimenti, perché è una presentazione che emoziona. Io studio la memoria e vi assicuro che pochi come voi hanno emozionato, soprattutto la parte di Leonardo, veramente è una bella maniera. Questi erano i complimenti, adesso la domanda allora la faccio un po' più alta, che poi non è una domanda ma è così una speculazione, perché in realtà forse la risposta non c'è. La parte del sonno, secondo voi quanto può contribuire a creare quelle che poi vengono definite quelle che sono le false memorie, o dall'inglese false memories, cioè quanto noi nel sonno, in quanto è la parte fisiologica del sonno REM che facilita nel processo di consolidamento e nel traslocare la traccia da labile a duratura? Quanto secondo voi invece, perché molto spesso se ci fate caso, se viviamo delle emozioni intense, nel sogno rielaboriamo un po' quello, quanto secondo voi può contribuire nella formazione di quelle che sono le false memorie? E non so se voi l'avete studiato e se volete un attimo spiegare a loro che si intende per falsa memoria. Non siamo entrati. Cioè, avete idea di cosa può essere? Questo accade quando noi viviamo un evento, ricordiamo, però in qualche modo l'abbiamo trasformato. La memoria è, per noi quello è il ricordo vero, ma in realtà è un po' diverso. Secondo voi quanto può influire? Secondo me sogno. Abbastanza, ma proprio alla luce anche di quello che abbiamo letto, al di là della sintesi, anzi forse possiamo dire che il processo di sintetizzazione proteica in qualche modo contribuisce anche a questo, può consolidare anche un tipo di memoria falsata, che è il motivo per cui noi ci siamo poi chiesti quanto è possibile intervenire per poter modificare anche quei ricordi che magari non vanno bene, in questo senso. Che poi si apre un dibattito perché la immagino, però secondo me è abbastanza influisce. E invece una cosa un po' più semplice di cui avevamo discusso con alcuni altri vostri colleghi durante una presentazione: che cosa è secondo voi che ci dà la transizione da ricordo a breve termine e ricordo a lungo termine? Qual è l'elemento distintivo che ci fa scestare dal fatto che alcune cose le riteniamo per brevi periodi di tempo e non ci servono più, e altre invece le riteniamo per lunghi periodi o addirittura vita? Il coinvolgimento. Il fatto di reiterare
cioè, qualcosa che noi riproduciamo, ripetiamo, comunque cioè, la reiterazione dello stile. Se non la reiterate, ci sono delle cose che vengono direttamente diciamo, tramutate dal ricordo a breve termine al ricordo a lungo termine senza doverne necessariamente reiterare. Appunto, per questo parlavo di coinvolgimento emotivo. Coinvolgimento emotivo, le emozioni. Facciamo un esempio con i vostri colleghi delle Torri Gemelle. Se qualcuno, voi siete giovani, forse non lo ricordate, ma noi un po' più vecchietti ricordiamo sempre anche il momento in cui abbiamo, no? Se, che cosa stavamo facendo, proprio perché in quel momento c'è un coinvolgimento emotivo. Però possiamo, abbiamo altre domande? Grazie ancora, ringraziamo ancora. Adesso abbiamo come secondo intervento Marica in Candela e Francesco Negozio, studenti di letteratura italiana e scienze politiche, che ci parleranno della rimozione del fascismo nella scrittura della sapienza. Bello. Anch'io ci siamo cimentati un ramo di studi a noi che è ignoto e possiamo dire che è stato molto utile anche confrontarci su degli argomenti, sulle tematiche che sostanzialmente sono vicine, partendo da sostanzialmente dei temi ben noti, come dovrebbe essere quella della nostra memoria, ma sostanzialmente la nostra memoria non più calata in un contesto classico, ma in un contesto estremamente moderno, potremmo dire contemporaneo, vicinissimo, cioè quello della città dell'università e quello dell'architettura della cittadella. In particolar modo nella sua relazione con il fascismo, quindi nella sua nascita, la sua elaborazione, la sua superazione su questa architettonica e soprattutto il rapporto e la particolare storia della cittadella a seguito della caduta del fascismo, per poi una, come vedremo poi, una ripresa di alcuni elementi in questo momento. Già dal titolo, quanto denso, quanto complesso, di nostra memoria e del futuro della memoria collettiva, siamo voluti partire appunto, questo è il titolo, possiamo andare avanti. Sono partiti semplicemente dal concetto di annuncio memoria classico, ovviamente non andiamo a rinvenire nel momento, nel luogo dove andare a rievocare il significato di una classicità, il ricordo, in particolar modo proprio la termine della rivoluzione della nostra memoria, la quale brevemente andava ad indicare una rivoluzione appunto che appartiene al lessico prettamente giuridico e fa riferimento ad una legge, ad un emendamento erogato soprattutto post mortem del Senato, in cui si voleva rimuovere, cancellare totalmente il ricordo di un personaggio storico in particolar modo di protesta. Vediamo come la dannazione memoria, nonostante tenga ad essere semplicemente una legge, vada ad avere delle conseguenze effettive concrete. Gli archeologi qui presenti non potranno non rivotare alla mente la distruzione di statue, il rifacimento di figurati, sostanzialmente tutto quel rimodellamento, tutto un patrimonio visivo appunto presente, comunque ben visibile alla comunità. In particolar modo il nostro punto di partenza è stato quello di una concezione del passato e della storia di una determinata collettività come qualcosa di mobile, cioè soggetto a modificazioni, di qui quindi la dannazione memoria è come una rimozione di un determinato evento e quindi sostanzialmente ad una continua modifica, una modifica del passato la quale determina una modifica e del passato di una collettività ma anche della modifica del passato del mondo. Il nostro punto di partenza e il continuo momento di riflessione è stato il tentativo di mantenere sempre in vita una duplice prospettiva, una prospettiva individuale e una prospettiva collettiva che poi è stato anche ripreso sostanzialmente nel lavoro precedente. In particolar modo il punto di partenza è stato semplicemente l'innovazione portata dal sociologo filosofo francese Alberto nel 1900, il quale con la sua monumentale e meravigliosa opera uscita, composta negli anni 20,
introduce un elemento fondamentale, cioè quello della memoria, la quale viene ad essere preparata ed inserita in un contesto sociale, in un contesto collettivo, non più soltanto intesa quale rifacimento a opera dell'individuo, comunque capacità creativa dell'individuo stesso, andando sostanzialmente ad evidenziare una complementarità e una bidimensionalità e una compenetrazione costante evidente tra memoria individuale e memoria collettiva. Quindi una definizione meravigliosa di memoria collettiva come non semplicemente l'insieme delle memorie individuali, ma sostanzialmente come un continuo rifarsi alla memoria collettiva, quindi del contesto sociale in cui si vive, che va ad arricchire, a completare la memoria e quindi l'esistenza, la storia personale del singolo. Naturalmente l'esperienza di Albers, che sarà sostanzialmente alla base di Hagman, sopra la memoria culturale, il quale andrà ad evidenziare in particolar modo il concetto di identità individuale e individualità collettiva. Nostro tentativo è stato anche quello di andare ad applicare un modello di analisi attinto sostanzialmente dalla psicologia e andare ad evidenziare come sostanzialmente un determinato evento possa segnare profondamente la storia dell'individuo. Quindi un schema molto semplice: trauma, rimozione, accettazione. L'individuo a seguito di un evento in modo significativo, gravoso, può reagire con il tentativo della rimozione di tale evento, non soltanto del ricordo stesso dell'evento, ma anche della sensazione, dell'emozione provata in quel determinato momento. In particolar modo può succedere che dopo un determinato periodo di tempo, un fatto di maturazione, l'individuo tenti un recupero di tale diciamo, evento alla luce di una reinterpretazione dello stesso, cioè nel senso attribuendo a quel tale evento un significato totalmente differente che gli consente sostanzialmente una reinterpretazione, quindi una riammissione nel proprio patrimonio personale. Analogamente abbiamo potuto tentare di applicare tale schema all'interno di una dimensione totalmente differente che è appunto della collettività. In particolar modo, nel caso poi concreto della città dell'amministrazione, per esempio un trauma collettivo, come potrebbe essere una guerra, comunque un momento di regime, di perché di violazione della libertà, la quale sostanzialmente potrebbe determinare un tipo di rimozione e una reazione iniziale di quasi negazione di tale momento, con la cancellazione e l'eliminazione, vedremo poi praticamente cosa avviene con l'università, con la rimozione dei fasci fascisti, quindi la rimozione di tutti quei singoli, quegli elementi che possono richiamare la memoria tale momento. E vediamo come poi sostanzialmente anche qui, dopo un determinato periodo di tempo, possa essere un recupero, ma un recupero inteso come anche qui con una reinterpretazione, quindi sostanzialmente con una ripresa di tali elementi, non più calati in un preciso contesto naturalmente politico, sociale e culturale, ma ripresi alla luce sostanzialmente di una rivalutazione a livello storico, a livello artistico, a livello culturale. In particolar modo, riprendendo un vocabolo, insomma, una funzione tutta elaborata da Romero, non voglio prendere tutto, manifestare, cioè rendere ancora più concreto tutto questo discorso, tra gli effetti patologici, cioè le manifestazioni concrete di questa ripresa, le quali possono essere, se possono verificare a livello di individuo, per esempio dei lapsus. A livello invece della collettiva invece potrebbe essere un tentativo appunto di inibizione, cioè un tentativo di rimozione totale di ciò che sostanzialmente un evento ha significato e che ha detto importato. Abbiamo scelto l'Università Universitaria della Sapienza come caso di studio perché riteniamo essere ancora vivida all'Università della Sapienza questa tensione tra la nazio memoria post-fascista negli anni 40-50 e un tentativo iniziale di recupero, di reinterpretazione della memoria storica, della memoria collettiva, della realtà ovviamente fascista. La città universitaria venne iniziata a costruire nel 1932 per decisione dello stesso Mussolini. Questa decisione rispondeva a una emergenza a livello universitario, a livello strutturale, in quanto la Sapienza, unica università, diciamo, importante università d'Italia, non disponeva di sedi adatte all'insegnamento. Infatti aveva la sede principale a Sant'Ivo alla Sapienza e svolgeva le sue funzioni in una cinquantina di istituti sparsi per tutta Roma. Era quindi necessario trovare un luogo dove concentrare i vari dipartimenti, le varie facoltà, per appunto dar vita a un luogo che potesse
simboleggiare e concentrare la cultura italiana alla cultura romana. A capo del progetto dell'Italia Universale viene chiamato Marcello Piacentini, uno dei più importanti architetti del tempo, quale tra l'altro insieme urbanistica proprio alla Sapienza, è uno dei massimi esponenti dell'architettura razionalista europea. Egli aveva l'importantissima funzione di omogeneizzare i vari progetti dei vari dipartimenti e di creare un linguaggio comune. Piacentini chiamò 8 altri architetti da tutta Italia proprio a tentare di simboleggiare questa città universitaria che, sulla quale convergevano le varie culture italiane. Infatti la Sapienza e Roma soprattutto doveva rappresentare la capitale dell'impero fascista, che ovviamente prendeva la capitale dell'impero romano, quindi il tutto all'interno di un fine propagandistico e dalla forte simbologia. È iniziata nel 1932, venne conclusa, se puoi fare clic sul... venne conclusa nel 1935, dopo solo 3 anni, con un lievissimo ritardo rispetto a quanto si credeva. Il video che è partito dal punto di vista dell'inaugurazione della città universitaria del 31 ottobre 1935 alla presenza di Mussolini. E il risultato che si ebbe fu uno dei più grandi esempi dell'architettura razionalista europea. Non mi soffermo sullo stile che viene utilizzato e in generale sull'architettura complessiva per ragioni di tempo. Comunque penso che si possa notare, anche attraverso da tutti i giorni, come le stanze di monumentalità, grandezza, riescano bene a venire incontro al fine della struttura, alla funzione appunto per la struttura. Noi dobbiamo immaginare una città che venne progettata quando gli studenti erano circa 8.000 e oggi la Sapienza accoglie circa 140.000 studenti, quindi dopo ormai 80 anni continua a riuscire ad accogliere una popolazione studentesca in continuo aumento. Ma soprattutto la città universitaria rivestiva un'importanza simbolica per il fascismo, che era riuscito attraverso questa incredibile, grandiosa architettura a dar vita proprio a questo centro culturale e storico, e tra l'altro appunto con grandi manifestazioni come appunto l'inaugurazione che potete vedere. Avanti. Grande importanza è attribuita anche agli epigrafi. Riprendendo la tradizione romana, infatti il fascismo nella maggior parte degli edifici di questo periodo tende a iscrivere proprio sulle facciate un continuo riferimento in questo caso alla monarchia di Emanuele III e al governo di Mussolini, riprendendo appunto, come ho detto, la tradizione romana. L'architettura universitaria nel 1943 e nel 1944 vide un importante centro di resistenza da parte degli studenti al suo interno, i quali all'inizio impedirono lo svolgersi delle elezioni come forma di protesta contro il fascismo e successivamente operarono anche una sorta di damnatio memoria spontanea, della quale parlo poi più nel particolare. Quello che è interessante è che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, da una parte gli studenti, dall'altra l'amministrazione e la direzione, operarono una vera e propria damnatio memoria, eliminando tutti quanti i riferimenti espliciti e meno espliciti al regime fascista che ne era stato il costruttore in un certo senso. Ecco quindi che dall'ingresso monumentale al di sopra dei propilei sparisce l'iscrizione in cui è appunto recato il riferimento, potete leggere la sinistra, alla monarchia di Vittorio Emanuele III e al governo di Mussolini, e compare una epigrafe più neutra in cui si parla della grandezza di Roma e dell'importanza dell'università. Allo stesso modo spariscono i fasci vittori laterali alla scritta, vengono sostituiti dai cherubini, simbolo della Sapienza. Analogamente il rettorato vide sparire al lato del trono la datazione. Infatti a sinistra era inizialmente collocato l'anno 1935, l'anno tradizionale, insomma, normale, mentre a destra l'anno a fascis restitutis, quindi la datazione fascista. Una volta eliminata la datazione fascista, per simmetria era necessario anche eliminare la datazione ordinaria. Ecco quindi che anche noi oggi possiamo osservare uno stacco tra l'epigrafe, tra la scritta sopra la facoltà di giurisprudenza e quella di lettere, interrotta da questo studio Murbis sopra il pronao del rettorato. Un esempio di damnatio portato avanti anche dagli stessi studenti fu quella che vide coinvolti i fasci vittori, simbolo per eccellenza del regime fascista già del 1925, simbolo anche
ufficiale italiano, possiamo vedere che dalla facoltà di lettere, come anche la giurisprudenza, venne eliminata la scure dei fasci vittori per toglierne il significato fascista. Da fisica e da tanti altri dipartimenti invece verrà tolto totalmente il fascio vittorio, che poteva essere trovato ovunque all'interno della città universitaria. Potete vedere anche l'edificio dei servizi generali, che aveva ai lati della scritta proprio i due fasci vittori, che vengono eliminati già negli anni 40, e in maniera simile mineralogia, che vede eliminati i fasci vittori laterali. In questi anni scomparvero anche tutti quanti i busti di Vittorio Emanuele III e di Mussolini e tutte quante le facoltà, alcuni andando dispersi. Da un giorno all'altro ci fu questo tentativo di nascondere, rimuovere, per non avere più davanti il simbolo di quello che appunto Maria ha chiamato il trauma collettivo. Un esempio molto interessante della Nazione Memoria è quello che riguarda l'affresco di Mario Sironi. Mario Sironi viene chiamato dallo stesso Mussolini a decorare la Lavagna della Sapienza. Sironi era uno degli esponenti più importanti del futurismo italiano di quel momento, ma soprattutto fu colui che riprese e rinnovò la pittura murale, l'affresco. Sironi infatti riteneva che la pittura murale fosse l'unica vera pittura sociale, perché è in grado di coinvolgere contemporaneamente il pittore e gli spettatori all'interno di un messaggio veicolato appunto dal pittore, e in questo caso ovviamente il messaggio dell'Italia fascista. Sironi infatti ritiene che il pittore, attraverso questa tecnica virile, faticosa, ragionata, fosse educato al messaggio fascista e ugualmente educasse gli spettatori ponendoli all'interno di un ambiente in questo caso ieratico, monumentale, quasi religioso, tant'è che fu anche aiutato dalla forma della Lavagna, molto simile a un catino absidale la parte in cui si trova l'affresco di Sironi. Ecco quindi che lo spettatore viene coinvolto all'interno di questa immagine sacra che vede al centro l'Italia e intorno a lei le arti e le scienze, il tutto costellato dai simboli del regime fascista. Non so se qua c'è un laser. Ok, non so, ragazzi. No. Funziona anche come. Vabbè, insomma. Potete vedere sopra l'arco un fornice, una figura a cavallo, molto probabilmente Mussolini. Naturalmente Mussolini, che fa il simbolo, il saluto romano, qui la datazione romana, l'aquila imperiale e altre simbologie fasciste un po' ovunque, ma soprattutto era l'ambiente che richiamava quell'ideologia, diciamo. Nel 1944, all'indomani della liberazione di Roma, l'affresco di Sironi, che rivestiva un'importanza significativa appunto per il regime, fu immediatamente coperto una grande carta da prati bianchi, la quale ovviamente lasciò profondi danni sull'affresco dello stante. Potete vedere qua uno dei tanti convegni, congressi dei partiti che si tennero in quegli anni, e vedete molto bene questa carta da parati bianca che copre tutto quanto, ovviamente attaccata con la colla che non poteva essere. Nel 1950 venne chiamato a restaurare l'opera di Sironi Carlo Siviero, un artista napoletano del tempo. Siviero però non si limitò a restaurare la parte danneggiata dalla carta da parati, ma andò oltre, innanzitutto eliminando tutti i simboli del regime fascista e tutto ciò che poteva ricordare il fascismo. Potete vedere qui alcuni cambiamenti importanti operati da Siviero, in particolare appunto qua sparisce la figura a cavallo, spariscono i riferimenti ai fasci vittori, non c'è più l'aquila imperiale, qui sparisce la datazione romana. Analogamente in questi stemmi non ci sono più i fasci vittori e l'aquila imperiale e altre cose, ma soprattutto Siviero modifica totalmente l'ambiente creato da Sironi, lo demonumentalizza, lo fa perdere molto della sua monumentalità, della sua sacralità, della sua serenità. Innanzitutto la figura dell'Italia viene fortemente effeminata, ad esempio sparisce la corona, sparisce la spada, tant'è che potete vedere abbastanza bene come le due braccia dell'Italia sono molto diverse tra di loro, questo per coprire l'elsa della spada. Similmente la vittoria alata, che si trova a sinistra, viene molto addolcita, i vari
varie sfigolature, la durezza anche delle forme imposta da Sironi viene ammorbidita, vengono create maggiori linee curve, una maggiore, appunto, sì, viene meno tutta quanta la severità, l'iraticità di Sironi, e vengono anche cambiati profondamente i colori, dal blu zottesco del cielo che appunto richiamava l'arte 2-300esca, viene inserito questo grigio scuro, spento, vengono aggiunte altre figure e i colori vengono appunto come il caso del cielo spento. Nel 2015 è iniziato un restauro che per la prima volta ha intenzione di riportare alla luce l'originale sironiano, che sta dando anche ottimi frutti. Tant'è che potete vedere la differenza tra il cielo di Sironi e il cielo di Siviero, o ancora meglio nella figura della biologia, in questo caso l'originale sironiano e il restauro di Siviero, che spegne totalmente il colore del volto della biologia. Potete vedere anche la differenza come dall'originale sironiano al restauro di Siviero, purtroppo qua si vede male, perde di forza, perde di virilità. Similmente sta piano piano riapparendo la simbologia fascista, sta riapparendo qua in questo caso la figura a cavallo, e lentamente riappariranno tutti quanti i simboli voluti da Sironi. Quello che noi abbiamo voluto dire attraverso questo studio, che abbiamo ritenuto abbastanza rappresentativo della Nazio Marinitalia, è che nello schema che aveva prima illustrato Marica, noi ci troviamo in una fase transitoria. Cioè abbiamo ormai superato l'opportunità della dominanza memoria, in quanto oggi sarebbe totalmente anacronistico e antistorico riproporre una dominanza di ciò che è sopravvissuto agli anni 40 e 50, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora superato totalmente il trauma del regime fascista. Ancora non è possibile un recupero totale dell'eredità fascista, ancora non è possibile anche la creazione, per esempio, di un museo sul fascismo, era stato proposto a Predappio dal sindaco, e il quale però si è attirato le critiche di molti storici, di molti sociologi, perché per l'importante rischio apologetico. Prendendo proprio l'esempio di Predappio, penso che sappiate tutti quanti come si è diventato, da quando la tomba di Mussolini è stata portata qua, come si è diventato un luogo di culto del fascismo, un luogo di ritrovo tutti gli anni. Quindi ci troviamo ancora in una fase transitoria, di mezzo. Allo stesso tempo però è molto importante riportare alla luce i casi in cui, come dire, l'importanza artistica, l'importanza storica ha ormai decisamente prevalso sull'importanza ideologica, che ormai è solamente secondaria, ed è quello che riteniamo stia accadendo la sapienza per la festa di Sironi. Abbiamo tempo per una o due domande, anche curiosità. Io ho una domanda, posso? Quando voi avete stabilito un pattern di corrispondenze tra il trauma individuale del singolo versus quello collettivo, avete messo sulla stessa linea d'analisi la rimozione del trauma da parte dell'individuo e la dannazione memoria in un contesto di collettività di un gruppo che si riconosce in una realtà da negare. Da un lato l'uno, che è il secondo, è assolutamente conscio, volitivo, deliberato, previsto, deciso e quasi, come dire, una proiezione di una volontà specifica di un gruppo. Mentre per quello che riguarda l'individuo, la emozione può, come avete detto voi, essere totalmente inconscia. Quindi c'è una discrasia nel livello di analisi e di riconoscimento. Sì, sostanzialmente, infatti, forse non è messo molto, cioè nel senso, è veramente su due livelli, appunto, della consapevolezza e dell'inconsapevolezza di emozione. E tanti anche, per esempio, qui nel caso di della città universitaria, qui la rivoluzione dei fasci, lì c'è stata consapevolezza, però è stata un'azione del tutto spontanea. Quindi anche lì, mentre qui siamo ritrovati a catalogare queste azioni di dannazio,
abbiamo avuto la difficoltà giustamente sempre quella di catalogare, perché non ci siamo resi conto che il coaching, in questo caso tra azione attiva e azione passiva, la consapevolezza e inconsapevolezza è molto la gente è labile, la gente, perché non si riesce bene a capire se è un'azione tanto del singolo e quanto sia consapevole, per quanto ci possa essere il riflesso della società in cui si vive, di quel clima, di quell'ambiente, quel fervore anche politico, perché poi questo è successo esattamente a seconda guerra, quindi un tema molto forte. E allo stesso modo, ancora forse più volitivo, è il recupero di questo simbolo ideologico che è stato epurato in maniera così violenta. C'è una tensione molto, dal punto di vista storico, politico, ideologico, una tensione molto forte. Mentre per l'individuo. Credo che questa consapevolezza sia parziale, cioè sicuramente c'è una volontà anche politica dietro ad Annazio Memorie, però allo stesso tempo anche a livello individuale non possiamo riconoscere quel trauma come comune. Cioè, noi personalmente nell'affrontare questo tema, nello studiare questa architettura enorme, anche insomma grandiosa, abbiamo avuto qualche difficoltà, cioè inconsapevolmente c'era una certa difficoltà nel valorizzare anche sì il pregio di qualcosa che io inconsciamente ricollo come trauma non personale, collettivo, ma che sento come mio. Quindi consapevolezza sicuramente nel momento in cui la dannazio, come dire, interiore si esteriorizza nell'atto pratico della rimozione del fascio vittorio, del restauro di Siviera, eccetera. Però secondo me c'è anche una parte inconscia, una parte più individuale che viene ovviamente collettivizzata. Sì, entriamo nel mare magno di cos'è l'identità del singolo, del gruppo, sì, certo, come ascriviamo una definizione da un prisma multidisciplinare all'idea dell'identità. Abbiamo un'altra domanda. Io due brevi osservazioni, una sulla Damnazio Memoria e una sul valore attuale della città universitaria. Dunque, siete proprio sicuri che la Damnazio Memoria si risolva soltanto eliminando i simboli? Per carità, importantissimi, le fasci vittorio o tutto il resto della simbologia che avete evidenziato con grande, diciamo, accuratezza, perché la vera operazione macroscopica, forse meno nota e più, che Piacentini fa in Sdogana sotto la grande regia della Margherita Sarfatti, che è il vero ispiratore, diciamo, di questa ideologia nel rapporto tra l'impero fascista e l'impero della romanità, è più nella scatola, diciamo, nella classicità dell'architettura. Sì, è una architettura razionalista quella della città universitaria, ma il razionalismo che Piacentini è in grado di, appunto, imporre non soltanto a Roma ma in tutta Italia è legato alla classicità, cosa ben diversa da quella praticata dai milanesi che guardano il discorso internazionale. Questo però è un fatto importante, cioè nel senso la classicità della sapienza sta tutta lì, come dire, quindi eliminati i simboli del potere del dittatore, come dire, questa connessione ideologica è fortissima, l'impianto della sapienza è un impianto basilicale termale, cioè come dire, in realtà sta tutta lì ancora, quindi dicevo la Damnazio senza però c'è un recupero perché della tradizione patria in una profondità storica tutta diversa, no? Che non è relativa soltanto a quel periodo. Un'altra cosa volevo dire è che comunque è uno dei capolavori dell'architettura romana, se vengono architetti internazionali, comunque non italiani, a visitare Roma, ormai è uno dei pochi posti in cui si può portare o che chiedono di voler vedere è l'Eur e la città universitaria, oltre agli amanti del genere, i quartieri, diciamo, gli housing popolari, insomma, per chi fa studi di altro tipo, però come dire. Il mondo degli architetti l'ho abbondantemente sdoganato, ecco. Io volevo ricordare solo che c'è una dannazione della memoria, ma anche c'è una tragedia dell'amnesia, perché la prima delle relazioni, uno dei capiforti, insomma dei pezzi forti della relazione era questo Apelwachs, no? Alvachs, giusto? Pronunciato bene? Pronunciato male? Insomma, che è morto Buchenwald, quindi parte di tutta quell'architettura fatta su ispirazione da Sarfatti, Margherita Sarfatti, insomma, non era nemmeno lei una Diana pura, ma insomma, voglio dire, lì c'era un incrocio molto complesso. Ma la verità è che non solo ce ne sono
tuttora, perché Bin Laden è stato sepolto in mare perché c'era il pericolo che quella tomba, tanto quanto Predappio, diventasse un fulcro di pellegrinaggi. Ma c'è anche una dannazione invece dell'amnesia. Pensiamo al lavoro meraviglioso di dettaglio, non è grande architettura ma è segnaletica della città, molto decisiva, che ha fatto quel tedesco, non ricordo il nome, con le pietre d'inciampo, cioè con questi San Pietrini d'Ottone, con scritti i nomi dei deportati, esattamente sotto la casa da cui erano stati deportati. Stiamo parlando della stessa epoca, della stessa dittatura, che adesso siamo lì a rivisitare giustamente e a ritrovarne un senso, e facciamo bene, perché poi è giusto, il loro discorso è molto interessante, questo della rimozione anche come paura della forza che è ancora alta. Però insomma, questo lavoro che ha fatto questo artista tedesco, lo ritroviamo in un attimo compulsando i nostri smartphone, è un lavoro di dettaglio. Io ogni volta che cammino nel mio quartiere o anche nel centro di Roma, continuamente trovo queste impronte, e ogni volta leggo i nomi e penso: da qui è uscita una persona che è stata cacciata da quell'università, una persona che è stata cacciata da quel paese, una persona che è finita magari a Bucherman, insomma, così, tanto per rimettere tutto in ordine, no? Ricordarsi un po' tutto. Comunque complimenti. Chiudiamo le danze con il nostro ultimo duetto. Un medico e un chimico che ci parleranno delle opere di Elena Ferraggio. Tancredi Pentimaglia e Francesco Talandi. Grazie. A tutti. Dunque, quest'anno il tema dell'interdisciplinare della tempo e memoria, e il titolo del nostro lavoro è La memoria e il tempo nelle opere di Elena Ferrante. Quindi, chi è Elena Ferrante? Elena Ferrante è un mistero, è un'autrice, o presunta tale, che scrive sotto pseudonimo e è in Italia, sia anche all'estero, considerata una dei massimi esponenti della quella che sicuramente si può chiamare letteratura contemporanea italiana. Quindi ci ha interessato particolarmente l'opera di Elena Ferrante per l'interdisciplinare, essenzialmente per due motivi. Il primo è che durante il corso di tutti i suoi romanzi, che abbiamo letto la maggior parte, quindi i motivi perdono, sono due. Perdono. I motivi sono due. Il primo è che la memoria e il tempo sono centrali per i romanzi di Elena Ferrante. Infatti, durante tutte le storie che racconta, hanno nella maggior parte dei casi come protagoniste delle donne, e le donne vivono il presente senza poter lasciare da parte il passato. È il passato, la memoria del passato, il ricordo spesso doloroso di quello che è successo prima, che tramortisce la facoltà di godere del presente. E quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che Elena Ferrante è uno pseudonimo, quindi c'è una funzione letteraria, c'è qualcuno che si nasconde, si firma come Elena Ferrante e si nasconde. Come poter scoprire l'identità di Elena Ferrante? Secondo noi attraverso la memoria, perché sicuramente leggendo molto attentamente i suoi romanzi e seguendo, diciamo, gli indizi e cercando di costruire quello che appartiene veramente alla memoria dell'autrice e quello invece che sono in finzione, si può scoprire l'identità di Elena Ferrante. E quindi iniziamo. Allora, queste sono le opere di Elena Ferrante, la maggior parte delle quali abbiamo esaminato e letto con attenzione. Iniziamo vuol dire che le prime tre, Amori molesti, Giorni dell'abbandono e La figlia oscura, appartengono alla cosiddetta trilogia del mal d'amore. In esse c'è un filo comune che le lega. Le protagoniste sono donne, sono abbandonate da qualcuno, nel primo caso l'amore molesto dalla madre della protagonista, nel secondo caso la protagonista è abbandonata dal marito il giorno dell'abbandono, e nel terzo la famiglia e le figlie. Quindi c'è questa scissione che è già avvenuta all'inizio del romanzo, del nucleo familiare, e durante il corso del romanzo questa memoria
di quello che è stato perduto in famiglia ottunde, colpisce continuamente le protagoniste, perché si arriva, come diciamo anche più successivamente, a un punto di non ritorno e a un certo modo a una catarsi, a un superamento di questo dolore. E i quattro romanzi che seguono appartengono alla tetralogia dell'amica geniale, che si conoscerete, e seguono diciamo il nascere e l'instaurarsi di un'amicizia tra due bambine di Napoli, Lila, detta Raffaella, detta Lila e Elena Greco, che appunto crescono, si conoscono in un rione di Napoli fino a diventare adulte e vecchie. Queste sono le opere. Dunque, in queste opere, appunto, quante memorie esistono? È un bel problema, perché come ho detto prima, noi non sappiamo, non conosciamo a priori l'identità di Elena Ferrante. Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di ricostruirla. Sicuramente c'è un primo livello, e il primo livello è quello della memoria dei personaggi. Tanti personaggi vivono nel corso del romanzo, ricordano quello che appartiene al loro vissuto, incontrano degli oggetti, questo fa venire loro in mente delle cose che appartengono al loro passato, comunque fittizio. Quindi questo è un primo livello. A contenere il primo livello, la memoria dei personaggi, c'è a nostro parere un secondo livello, quello della memoria fittizia dell'autrice, cioè la memoria di Elena Ferrante come pseudonimo, non come persona vera. Infatti, sicuramente la persona che si firma come Elena Ferrante si ha costruito Elena Ferrante essa stessa come un personaggio, quindi attribuirà a Elena Ferrante, al personaggio Elena Ferrante, dei ricordi che non sono di Elena Ferrante, non sono mai esistiti. Quindi magari fingerà, ad esempio, di essersi trovata in una certa posizione geografica, dopo ne farò un esempio a breve, quando invece questo non è successo. E come ultimo livello della memoria, che contiene i primi due, abbiamo la memoria vera dell'autrice o dell'autore, perché non sappiamo in effetti se sia un'autrice o un autore. E come ho detto, è impossibile sapere a priori, impossibile distinguere la memoria fittizia dalla memoria vera, senza conoscere in realtà chi sia Elena Ferrante. Però adesso vorrei fare un esempio e cercare in qualche modo di trovare questa discrepanza. Non sapere, cioè è impossibile distinguere la memoria fittizia dalla memoria vera, però forse è possibile mettere in luce che c'è una diversità tra queste due, e con un esempio che segue proveremo a fare questo. Allora, innanzitutto, per fare un esempio di memoria di Elena Ferrante bisogna scegliere qualcosa di oggettivo, quindi un luogo. Per esempio, noi entriamo in un luogo. Questo è caratterizzato da caratteristiche fisiche, geografiche, c'è una posizione, ad esempio una città, e queste città appartengono alle vie. Quindi abbiamo ricercato nel corso delle opere di Elena Ferrante delle descrizioni di luoghi, di vie e di città che potessero farci vedere proprio come si dipanassero i tre livelli, in memoria dei personaggi, quella fittizia forse dell'autrice e quella vera se riusciamo a distinguerne. E c'è un caso che è stato anche abbastanza discusso da i filologi che si stanno interessando al problema di Elena Ferrante, che è attuale. Nel corso del secondo volume dell'Amica Geniale, una delle due protagoniste, Elena Greco, viene accettata alla Normale di Pisa e si reca a Pisa. Quindi, brevemente, nel corso di circa 10-15 pagine, c'è questa descrizione della vita di Pisa, della vita da normalisti, ed è una descrizione che è molto accurata, e noi abbiamo scelto c'è un brano particolare in cui è descritta questa vita pisana che vorrei leggere per mettere in luce di vedere la memoria diversi. Allora, iniziamo. L'ultimo anno pisano, questa è Elena Greco che parla, in prima persona, lei ha circa 19-20 anni in questo momento, si trova a Pisa. L'ultimo anno pisano cambiò l'ottica con cui avevo vissuto i primi tre. Mi prese un disamore ingrato per la città, per le compagne e i compagni, per i professori, per gli esami, per le giornate gelide, per le riunioni politiche nelle sedi tiepide sotto il battistero, per i film del Cineforum, per tutto quanto lo spazio urbano, sempre lo stesso. Il timpano, il Lungarno Pacinotti, via 24 Maggio, via San Frediano, piazza dei Cavalieri, via Pozzi del Mare, via Lorenzo, percorsi identici e tuttavia estranei. Quindi iniziamo col primo livello. Il primo livello della memoria, come ho detto, la memoria dei personaggi, sicuramente. Dal disamore ingrato, cioè un ricordo ingrato, come sempre, un ricordo negativo della città. Poi, il ricordo dei compagni e dei compagni, può essere vero, può essere, forse sì, forse no, e sono percorsi identici in tutti gli estranei. Quindi,
c'è sicuramente la protagonista che ha una ripulsione per quello che è successo, e questo è il primo dilemma. C'è andare in profondità, quindi Elena Greco, o Elena Ferrante, sta descrivendo la vita di una normalista, e in effetti ci sono tutti diciamo gli esempi delle vite appunto in collegio che anche noi alla Sasso sicuramente noi abbiamo avuto esperienza, per esempio parla del cinefoti, parla del timpano, parla del timpano, il timpano sarebbe appunto qua, il romanzo che è inventato circa negli anni 60-70, quindi diciamo la popolazione di allieve della normale non separava, abitavano in un palazzo separato fisicamente dagli allievi, quindi il timpano era il luogo dove abitavano le allieve, e chiamare timpano il palazzo in cui abitano gli allievi è stato notato essere un tratto tipico da normalista, quindi c'è chi vedendo questa descrizione ha detto ecco, la scrittrice ha scritto il timpano, quindi significa che lei è stata un normalista, potrebbe essere, quindi forse una vera memoria dell'autrice questa. Poi c'è Emiliano Facinotti, che è una via del centro intorno al timpano, notiamo per esempio Piazza dei Cavalieri, dove si trova la sede adesso centrale normale e a quel tempo maschile, dove risiedevano gli allievi maschi, via San Frediano, via Consiglio del Mare, e sono tutte vie che sono intorno al centro di Pisa, intorno alla sede, le due sedi della normale, tranne via 24 maggio. Se noi, adesso purtroppo non ce l'abbiamo troppo, però se noi prendessimo una cartina, quindi tutte le vie menzionate in questo brano sono come un cerchio intorno alla sede centrale della normale, e via 24 maggio si trovi a 20-15 km di distanza. Quindi da questa piccola discrepanza è stato detto, bene, questo è un ricordo di Elena Greco personaggio, però non è un ricordo di Elena Ferrante, perché lei ha accostato quel segno di verità delle vie che si trovano tutte vicine, ma una è completamente separata dalle altre, quindi non è possibile che lei sia stata essa stessa una allieva della normale. Questo è possibile, quindi in questo caso questo ricordo si tratterebbe di un ricordo fittizio e non vero. Però si potrebbe anche dire, ad esempio, che semplicemente Elena Ferrante è stata a Pisa, è vissuta a Pisa, quindi sa descrivere bene le vie intorno alla sede della normale, ed è stata anche lei normalista e semplicemente ha commesso un errore, cioè la sua memoria si è sbagliata, quindi ha fatto un errore sincero. È impossibile saperlo a priori, però c'è questa possibile diversità. E quindi concludo e lascio la parola. Grazie Francesco. Dunque, ho deciso di iniziare il mio intervento sul tema del tempo nelle opere di Elena Ferrante con una breve citazione di Ronald De Roy, che è un professore di letteratura dell'Università di Amsterdam, che nella sua opera in italiano, La forma del passato, definisce la letteratura di Ferrante come una letteratura scritta da una donna, presumibilmente donna, e con donne come protagoniste, con i loro sentimenti esasperati, pensieri confusi, ansie e dubbi. Quello che ci descrive De Roy è esattamente una crisi di identità, che è quella che viene attraversata dalle protagoniste delle opere di Ferrante, le quali all'inizio, nell'incipit del romanzo, si trovano in una profonda crisi di identità per via della separazione, nel caso dell'amore molesto di Delia dalla madre, nel caso dei giorni dell'abbandono della moglie dal marito Mario, e nel caso della figlia oscura, appunto, della madre dalle figlie. Ho deciso di affrontare il tema del tempo come suddiviso in presente e passato. Il presente è connotato dunque da una descrizione di un'identità fragile, malata, per così dire frantumata. La frantumaglia, per usare le parole dell'autrice nel suo saggio omonimo, è il deposito del tempo senza l'ordine di una storia, di un racconto. È dunque un presente connotato da una grave crisi in cui tutte le certezze sono venute meno per via di un distacco. Il passato invece viene visto come l'unica fonte di salvezza, grazie ad un processo in natura psicoanalitico di recupero della propria memoria individuale attraverso il ricorso ai frequenti flashback, nel caso come appunto strumento narrativo, che guidano il personaggio e il lettore in questo percorso di ricostruzione dell'identità.
come esempio ho scelto per concludere L'amore molesto, che è appunto il primo della trilogia delle cronache del mal d'amore, che tuttavia mostra nella sua struttura una, appunto un ordine ricorrente. Infatti è caratterizzato da un incipit molto confusionario, appunto frammentato, in cui numerosi dettagli appaiono inspiegati e vi è la frammentazione, la smarginatura, per utilizzare un tema appunto proprio di questa autrice, del personaggio nell'incipit, in cui segue uno svolgimento in cui diviene sempre più chiaro attraverso l'utilizzo del flashback, vengono spiegati quei dettagli da prima misteriosi che vengono presentati e nella conclusione vi è il superamento della crisi del personaggio e per il lettore la chiarezza sulla vicenda. L'amore molesto è un esempio di questo, in quanto inizia con l'annuncio alla protagonista Delia della morte della madre Amalia, che avviene in circostanze misteriose nella località estiva dove la famiglia si recava durante la villeggiatura quando Delia era una bambina. E Delia riceve prima del decesso della madre delle telefonate molto strane, in cui appunto la madre non vuole comunicarle con chi si trova, la figlia la aspettava a casa per il suo compleanno, la madre non vuole comunicarle con chi si trova, lei capisce che non può parlare, che è in uno stato confusionale di ebbrezza, però tuttavia non viene spiegato, non viene articolato, viene appunto descritto con brevi pennellate tutta questa vicenda all'inizio molto misteriosa. Successivamente Delia si reca a Napoli per appunto per il riconoscimento del cadavere della madre, e questo dà inizio alla rievocazione del passato di Delia, che si era emigrata da Napoli, come faranno praticamente tutte le protagoniste dei romanzi, si distaccano dalla loro città natale e appunto era residente a Roma. Quindi ritorna a Napoli e attraverso l'utilizzo del flashback il lettore viene guidato nella descrizione, attraverso episodi salienti, di quello che è il rapporto conflittuale della figlia con la madre, della madre con il padre, per via di una trama amorosa dell'amante della madre, che la figlia cerca di imitare instaurando una relazione con il figlio dell'amante della madre. Infatti proprio attraverso questa analisi dei propri ricordi personali la protagonista giunge al superamento del trauma, per riprendere il discorso che facevano prima, e ad un'accettazione di questo, fino a riconoscere nella frase conclusiva del romanzo "Io sono Amalia", a testimoniare l'equivalenza delle due figure femminili e il superamento della crisi di identità. Grazie per l'attenzione. Grazie. Curiosità sul Dio 24 maggio, perché deve essere necessariamente interpretato come un errore o come qualcosa che sta fuori e non la volontà, per esempio, dell'autrice di mettere, perché magari è una via per lei particolare o quella in cui abitava l'amica, non lo so. No, certamente è un indizio, non si può parlare di prove, cioè gli indizi noi adesso questo è perché gli indizi che abbiamo fatto è semplicemente uno, cioè come si può a priori distinguere quello che è veramente il vissuto vero, autentico della persona che scrive, impossibile, no? Chiaro. Però si possono, appunto, uno si può aggrappare a, come ho detto, quando c'è una descrizione di un luogo fisico ci sono alcune cose che sono fattuali. Infatti, se uno prende una cartina, quello è un fatto, le vie si trovano in quella posizione, quindi in qualche modo c'è un qualcosa di oggettivo, ci sono delle prove. Quindi questo brano dà un indizio che però si basa su prove fisiche. Se per esempio ci sono dei momenti in cui la protagonista dice di essere una traduttrice
di tedesco, però come può uno dire, allora vuol dire che l'autrice stessa è una traduttrice di tedesco, quello è assurdo, no? Quindi comunque non è una prova certa, però è un indizio che si basa su una prova fisica, quindi è il massimo, è il massimo si può fare. Una domanda va in questa direzione: perché la ricerca a tutti i costi del vero rispetto alla fisica? In fondo il romanzo, o comunque qualsiasi testo che scriviamo, ha sempre un rapporto con la funzione, cioè la ricerca di una verità, di un vero del personaggio, dell'identità del personaggio con l'autore, o di che cosa c'è dell'autore all'interno del personaggio, passa sempre attraverso la, diciamo, tutto il sistema della funzione. Questo vale per un romanzo, ma vale anche per il teatro, se vogliamo. Quindi mi domando perché questa ricerca della verità, perché se facciamo un'analisi, per esempio, della descrizione del Pisa, possiamo dire che il 24 maggio magari era un luogo che poteva fare riferimento a qualche esperienza non necessariamente legato al contesto della normale che ha sconvolto questo personaggio, sembrerebbe, no? Ma che sia vero o non vero, cioè che lei si sia sbagliata, in fondo è meno credibile, probabilmente fa parte di un voler mettere anche un elemento dissonante rispetto a un contesto, naturalmente, che comunque fa parte o faceva parte, vuole indicare parte di un disagio, no? Ecco, la domanda era questa: perché la ricerca del vero o del fittizio? Assolutamente, ed è proprio appunto questo l'appello che lei fa, è l'opinione stessa dell'autrice, che nella Frantumaglia, che è un saggio in cui l'autrice raccoglie, proprio per questa avidità del lettore di conoscere l'identità, raccoglie tutta una serie di interviste e di epistole che vengono scambiate con i lettori più influenti, e l'appello che le fa è proprio quello che di permettere all'autore di consegnare la propria opera ai lettori senza necessariamente aver bisogno dietro di un autore, di una faccia da mettere sulla copertina. E appunto l'invito che fa l'autrice è proprio quello di considerare l'opera come un unico a cui non viene aggiunto nulla se si scopre l'identità dell'autrice, e anzi lei giustifica la sua scelta dell'anonimato proprio per essere esente da tutte le pressioni editoriali, in un certo senso pubblicitarie, che poi si vengono vengono esercitate sull'autore. Quindi appunto è proprio un vero fittizio che deve rimanere come tale, senza essere per forza ancorato al vero reale della realtà, ma rimanere appunto un'opera d'arte, senza per forza venire a essere confrontata e scontrata con il reale. Sì, no, la mia domanda rimane: perché voi state ricercando? No, noi abbiamo scelto proprio assolutamente di non addentrarci nella vicenda dell'identità, ma di analizzare l'opera come tale, di analizzare i temi di memoria e di tempo come tali, senza appunto utilizzare la pista economica o la pista letteraria per andare a scoprire l'identità dell'autrice, ma solo valutare appunto queste tematiche nella sua opera. E quindi far emergere quegli elementi di diversità, di discrasia tra un impianto, in questo caso logico, e l'elemento logico. Beh, noi avremmo potuto continuare l'analisi appunto concludendo con questo indizio per dare credito a una delle teorie che viene adesso portata avanti, che è quello appunto che Anita Raia si cela dietro Elena Ferrante, affermando dunque appunto che l'esperienza non è sua in prima persona, ma della figlia che è normalista, e dunque potevamo concludere che non è appunto l'opera di una normalista, ma è il ricordo
indiretto dell'esperienza della normale che si cela dietro al racconto, ma a proprio punto è stata fatta la scelta di non trattare questa tematica. Vogliamo ringraziare tutti gli studenti, la SAS, la libreria Saggi che ha dato la ospitalità per portare i libri. Ha dato due essere. Allora, sì, abbiamo abbiamo una nuova iniziativa che seguirà con tutte le nuove forme. Potete comprare i libri di Elena Ferrante per un sconto. Tutti quelli sotto 26 anni. Ah, ok. Perché noi chiediamo a loro di comprarli per noi. Esatto. Abbiamo altre iniziative in via di definizione. Prima dell'organizzazione di altre iniziative, ormai tradizione fra i junior della SAS, i docenti junior, di andare a fare ogni tanto un aperitivo tutti insieme. Come ormai l'ora dell'aperitivo è ben passata, saremmo felicissimi se un gruppo ben nutrito venisse a cenare tutti insieme. Non è un invito. Non è un invito. Ognuno paga per sé, è un invito così dégagé, sì. Per cenare tutti insieme. Grazie.